Wow! Quella dei punti esperienza è una meccanica che non ha bisogno di essere spiegata. Ogni volta che superi un incontro, ricevi un tot di punti esperienza in base alla difficoltà dell'incontro. Quando hai accumulato sufficienti punti esperienza, passi di livello e guadagni nuove abilità di classe in base alla progressione della classe del personaggio. Anche chi non avesse mai giocato con il D20 System, non avesse mai giocato a un gioco di ruolo in generale, probabilmente conosce già questo sistema perché è stato preso dall'industria dei videogiochi e utilizzato in qualsiasi tipo di videogioco paro paro oramai da 20 anni. Per quanto però apparentemente sia molto facile attribuire l'esperienza, viene data ai personaggi alla fine di ogni incontro, in base alla difficoltà dell'incontro, nel momento in cui l'hanno superato. Questo però potrebbe non essere il miglior modo di distribuire l'esperienza. Intanto questo potrebbe voler dire che non tutti i giocatori ricevono sempre la stessa esperienza. Un giocatore che non è presente la sera in cui si svolge un determinato incontro non riceverà l'esperienza di quell'incontro. E se per qualche motivo ci sono uno o più giocatori che hanno problemi a essere regolarmente presenti, questo potrebbe voler dire che cominceranno a rimanere indietro quei livelli rispetto agli altri giocatori. Questo, da una parte, sicuramente potrebbe portare problemi al giocatore, magari avere un personaggio eccessivamente più scarso di quello degli altri potrebbe anche inficiare il suo divertimento se è talmente più basso di livello a sentirsi inutile rispetto al party. Ma, cosa molto più importante per voi, va a sballare il calcolo del grado di sfida, rendendovi molto più difficile creare un incontro equilibrato che sia sufficientemente difficile per i giocatori di livello più alto, ma non immediatamente letale per i giocatori di livello più basso. Ne abbiamo già parlato nel video sul calcolo del grado di sfida, ve lo lascio linkato qui in alto se dovete andarvelo a rivedere. Oltretutto, se sarete poi costretti ad aggiungere o togliere degli incontri per via delle decisioni del party durante il corso di una linea narrativa, potrebbe succedervi che, variando il numero degli incontri previsti, varia di conseguenza anche la quantità di esperienza che i giocatori alla fine ricevano, causando così il fatto che loro passeranno di livello fondamentalmente in un punto casuale della linea narrativa. Il che, se voi vi eravate già preparati gli incontri, potrebbe essere una bella rogna: potreste dover riscrivere tutti gli incontri da quel livello in avanti perché avevate previsto che i giocatori sarebbero stati di livello più basso e quindi quegli incontri sono ora troppo facili, o al contrario, i giocatori sono passati dopo e quindi gli ultimi incontri dell'arco per loro sono mostruosamente difficili perché non hanno livellato quando voi avevate previsto. Non è sicuramente un lavoro massacrante o al di là delle possibilità di un master anche solo mediocre, però vorrebbe dire un impiego di tempo da parte vostra in un'attività che non migliora minimamente la storia. Si limita semplicemente a riportarla al suo stato originale e quindi è tempo sprecato. Non è una situazione così comune, ma un caso del genere potrebbe portare anche a delle complicazioni proprio sulla verosimiglianza della storia. È un esempio ipotetico, ma diciamo che i personaggi stiano facendo una quest in cui devono superare una zona per raggiungere un tempio per resuscitare il PNG, il loro amico che è morto. Per via di variazioni negli incontri, i PG passano di livello a metà del tragitto e il chierico del gruppo guadagna come nuovo incantesimo Resurrezione. A questo punto i giocatori non avrebbero più alcun motivo per andare al tempio, potrebbero risorgere il personaggio loro alleato lì dove si trovano e andare a casa. Magari hanno guadagnato teletrasporto, quindi potrebbero andare, non avrebbe più senso neanche che facciano il viaggio, potrebbero spostarsi immediatamente. Questo già danneggerebbe la verosimiglianza del mondo.
tralasciando il fatto che magari voi, essendo sicuri che i giocatori sarebbero arrivati al tempio perché quella era la loro missione, avete inserito nel tempio un qualche tipo di gancio narrativo per il proseguo della quest che adesso è del tutto saltato perché i giocatori non andranno mai a quel tempio e voi dovrete riscrivere magari una buona fetta della storia per adattarvi alla nuova situazione di gioco, cosa che se non aveste dato i punti esperienza man mano ma li aveste dati alla fine non vi sareste mai trovati a dover fare. Il modo migliore per non incorrere in questo tipo di problemi è quello di utilizzare il metodo chiamato delle milestone o pietre miliari, se volete dirlo in italiano. La fondamentale differenza di questo metodo è che i punti esperienza non vengono distribuiti ai giocatori dopo che hanno superato un incontro, ma tutti assieme alla fine di un arco narrativo, indipendentemente dal numero di incontri che hanno superato. Detto in parole povere, i giocatori non guadagnano punti esperienza in base agli incontri che superano, ma passano direttamente di livello una volta finita la missione o arrivati a un punto particolarmente importante della trama. Questo punto viene scelto appositamente dal master, normalmente in occasione di qualche tipo di passaggio obbligato di trama, in modo che sappia esattamente quando i giocatori passeranno, e normalmente viene scelto un punto che abbia qualche significato all'interno della trama, normalmente alla fine di un arco narrativo o comunque alla fine di un arco narrativo relativamente importante. Ovviamente tutti i personaggi livellano assieme una volta raggiunta la milestone prefissata, indipendentemente da quanti incontri abbiano singolarmente superato. Questo vi avvantaggia molto come master perché, prima di tutto, i personaggi saranno sempre dello stesso livello, che è una cosa molto importante per facilitarsi i calcoli e per poter organizzare in un determinato modo gli incontri. Secondariamente vi permette di aggiungere o togliere incontri durante l'arco in base a quello che fanno i giocatori, senza poi andare a preoccuparvi che il loro livello, una volta raggiunti determinati punti, sia sballato. Ogni quanto i giocatori incontrano una di queste milestone, cioè ogni quanto i giocatori passano di livello, dipende sia dal vostro arbitrio come master che dagli accordi che avete con il resto del tavolo. L'importante appunto è che non sia scelto un momento del tutto arbitrario, ma che il momento abbia qualche tipo di significato all'interno della narrazione. Potenzialmente in questo modo potreste ritrovarvi ad avere dei livelli molto lunghi, seguiti magari da dei livelli molto corti. Anche questo dipende dal gusto del tavolo. Magari avete un tavolo di giocatori inesperti e quindi preferite farli passare di livello più lentamente in modo che imparino bene le abilità che hanno a ogni singolo livello e volete essere sicuri che abbiano capito tutto quello che hanno guadagnato a quel livello prima di farli accedere al livello successivo. O al contrario, voi potreste voler accelerare la storia, magari avete intenzione di mettere incontri particolarmente difficili di fronte al party e quindi magari con giocatori esperti volete tagliare corto sui livelli bassi per arrivare direttamente al livello in cui avete intenzione di mettere gli scontri più interessanti e poi magari quel livello durerà molto più degli altri appunto perché lì ci sono molti più scontri che sono effettivamente interessanti a quel livello specifico. Nel caso non vogliate far passare di livello i personaggi in maniera del tutto arbitraria, potete rifarvi a quella che è normalmente chiamata la regola del 4. Arrotondando molto per eccesso, perché dipende sia dall'effettivo livello dei personaggi che da quale dei sistemi del D20 System state utilizzando, ma grosso modo servono una ventina di incontri con grado di sfida pari al livello medio del gruppo perché i personaggi passino di livello. Dato che l'ipotetico gruppo di gioco standard è composto da 4 personaggi e che un incontro con grado di sfida pari al loro livello medio
dovrebbe consumare circa un quarto delle loro risorse deperibili. Questo vuol dire che i personaggi dovrebbero riposare una volta ogni quattro incontri per ricaricare le loro risorse. Dato che sembra esserci questa ricorrenza numerologica del numero 4 all'interno del D20 System, si può stabilire in linea arbitraria, fondamentalmente, che un livello è composto da quattro blocchi da quattro incontri. A questo punto organizzate la vostra milestone in modo che avvenga circa ogni 16 incontri e organizzate la vostra linea narrativa sapendo che potete suddividerla in blocchi di 4 incontri per volta prima che i vostri giocatori debbano effettivamente far riposare i personaggi. Si tratta comunque di un numero arbitrario di incontri, quindi comunque è una milestone. Però, oltre a seguire la cadenza numerologica, ha anche un ulteriore uso molto importante che vi servirà quando dovete andare a organizzare la storia, di cui però parleremo tra 2 settimane, perché prima bisogna introdurre un altro argomento che però non è strettamente legato al D20 System. Ne parleremo la settimana prossima nelle Fondamenta del Dungeon. Fino ad allora, come sempre, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se voi utilizzate le milestone, se non le utilizzate, perché avete scelto di utilizzarle e non utilizzarle, se conoscete altri metodi diversi per attribuire l'esperienza o per passare di livello, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, schiacciate la campanella se volete che vi arrivino le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.